Sì, buongiorno, ci troviamo a Mestre in uno dei tanti distributori della zona. Anche qui è esposto, come vuole la legge dal 1 agosto, il cartello con i prezzi medi regionali dei carburanti, gasolio e appunto benzina verde in primis. Una iniziativa, quella voluta dal governo a partire dal 1 agosto, che però insomma sta generando diverse polemiche. Perché? Perché comunque si è arrivati ad un prezzo della benzina e del gasolio superiore a 7 giorni fa, la benzina sta sfiorando oramai i 2 euro al litro, in autostrada l'ha già superata, i prezzi oggi sono benzina 1,914, 7 giorni fa era 1,898, il gasolio ha aumentato anche questo da 1,794 oggi, il 1 agosto a livello regionale in Veneto il prezzo medio era di 1,700. 753. C'è chi parla quindi di un'iniziativa che è in verità una flop, si cercavano di evitare speculazioni, ma se aumenta il prezzo medio regionale inevitabilmente aumenta anche il prezzo medio alle pompe dei vari territori, delle varie province. C'è poi un altro problema che tocca i proprietari, i titolari dei vari distributori di carburante, quello relativo all'aggiornamento di questo cartello, perché ogni giorno il cartello va aggiornato. Che cosa succede? Nel momento in cui il titolare di un distributore di benzina vuole andare in vacanza, dovrebbe però essere qui una volta al giorno per aggiornare il cartello affinché insomma il prezzo al self sia corrispondente con quello indicato, e quindi c'è anche la difficoltà di andare in vacanza per chi gestisce una pompa di benzina. Poi c'è la differenza inevitabile tra il costo del carburante in altura, laddove insomma diventa più difficile trasportarlo e quindi vanno ad aggiungersi dei costi rispetto a chi invece ha il distributore vicino a dove il carburante arriva. Insomma, tutta una serie di iniziative che stanno generando polemiche e che stanno portando comunque ad aumenti anche importanti di gasolio e benzina in un periodo questo in cui insomma si viaggia per andare in vacanza, per rientrare, e quindi insomma le persone difficilmente possono fare a meno di utilizzare l'auto e di conseguenza di spendere il denaro per fare rifornimento, sia per quanto riguarda la benzina ma anche per il gasolio. Questa insomma la situazione. Da Mestre per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio.